La protesta degli studenti prende improvvisamente fuoco subito dopo l'approvazione del decreto Gelmini. Sono le 10:30. Studenti di destra e di sinistra, liceali e universitari, sono in piazza insieme a manifestare. Improvvisamente si creano momenti di tensione che sfociano in scontri. 20-30 persone del blocco studentesco, gruppo di estrema destra, irrompe nella piazza aggredita e aggredisce con cinghie e catene i liceali che manifestano. C'è un fuggi-fuggi generale, qualcuno è ferito, ma non è finita. Fascists on the attack, then we counter-attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Guarda, io ho visto cose che francamente mi imbarazzano, nel senso che se non le avessi viste tenterei piuttosto a crederci. Nel senso che la realtà è che questo gruppo, non di studenti, perché poi li ho visti bene, sono neonazisti, non so come chiamarli, ma insomma con le spranghe, tutto è arrivato con un camion pieno di spranghe e armi verso le 11 dopo aver picchiato per strada un paio di ragazzi circondati e picchiati. Sto raccontando tutte cose che ho visto, certo. Quindi non ho sentito dire. E sono arrivati qua totalmente, diciamo, non voglio dire scortati, ma ignorati dalla polizia, e hanno incominciato a provocare, a attaccare, a picchiare dei studenti che erano qua al grido duce duce. Un gruppo di studenti di Roma 3 e di insegnanti di liceo è andato a protestare col funzionario di polizia, ha detto alla sicurezza, e questo gli ha detto: ma quelli sono di sinistra. Ora, poi subito dopo ha smentito, secondo l'usanza, la moda, di averlo detto a me, perché mi ha chiesto scusi, ma come fa a dire che sono di sinistra? E mi sembra una cosa molto, molto sospetta, molto negativa. Mi dispiace anche che si debba parlare di queste cose, perché certo, inevitabilmente domani si parlerà solo degli incidenti, mentre qui c'erano molti buoni motivi. Gli incidenti sono stati provocati. Non vengono dalle manifestazioni studentesche. La polizia ha sistematicamente, anche qui, stento a credere a quanto visto, ma sistematicamente manganellato gli studenti senza armi e ignorato gli altri. E alla fine poi a un certo punto qualcuno è stato fermato. Ho visto un ragazzo comunista, non so bene di cosa, non lo conoscevo, col sangue che gli colava dalla faccia, e un altro accanto a lui che se ne andava con una catena in mano. Un'altra persona che non conosco mi ha detto: hanno preso a catenate in faccia. Questa persona è stata portata fuori a braccio e l'altro se n'è andato. Io questo ho visto, purtroppo so solamente che quello che gli ha menato era di blocco studentesco. Sono andata lì a dirgli: questo è il vostro modo di stare in piazza con noi. Ha fatto: sì, voi caricate quei bambini e ce le prendete pure. Noi siamo venuti qua per manifestare pacificamente insieme a voi. 30 secondi dopo hanno tirato fuori tutte le spranghe, non c'è cassa, si sono messi tutti in fila, così schierati, erano tutti pronti. Cioè, a noi ci dicono che non c'avevamo niente. Cioè io, guardatemi, cioè, non c'ho niente, non c'ho un cazzo, non c'ho la vedere, non c'ho un cazzo. Questi c'erano tutti dentro il cazzo. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Smash their brains. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Strategia su larga scala, spero che sia un errore dei funzionari che erano chiamati a proteggere questa pezzo di città e che non hanno fatto molto male il loro lavoro. She's Sunday.
Urlando slogan contro i fascisti e hanno iniziato un fitto lancio di oggetti tra cui sedie, tavoline, bottiglie e bicchieri reperite dai bar sulla piazza. Ricordo che è usuale che durante le manifestazioni i mezzi per l'amplificazione raggiungano Piazza Navona. Dall'informativa del governo emerge in maniera chiara che gli scontri sono partiti dalla sinistra antagonista e questo è inaccettabile. Emerge in maniera altrettanto chiara l'equilibrio delle forze dell'ordine. Non ci faranno soccombere perché noi manifesteremo fino all'ultimo, anche se stamani hanno approvato i decreti. Noi continueremo a manifestare, non ci intimidiscono perché questo è il nostro futuro e non lo possono cavalcare loro.